provincia svolge da tempo un ruolo anche importante nella materia della gestione dei rifiuti urbani, pianificando e coordinando l'azione positiva delle amministrazioni comunali con interventi che sono evidenti ad ogni cittadino nella vita quotidiana. Ma la provincia di Venezia, in questi ultimi mesi, ha svolto anche un ruolo importante in materia di rifiuti speciali con l'adozione di atti amministrativi che hanno portato in evidenza anche un cospicuo flusso di rifiuti che va governato e tenuto sotto controllo. Il convegno di oggi nasce così dall'esigenza di comprendere come si articola il mondo dei rifiuti speciali, con la consapevolezza che solo conoscendo possiamo gestire al meglio, rispondendo alla necessità di tutela di un ambiente sempre più prezioso e con la volontà di trasformare quello che oggi pare uno slogan in un risultato tangibile, che era forse anche lo slogan sui solidi urbani pochi anni fa, che è quello di passare da rifiuto a risorsa. Questo convegno è la prima tappa di una svolta decisiva, culturale, ecologica ed economica, passare dalla logica di smaltimento, di scarica, incenerimento, a quella di prevenzione e riciclo totale. Relativamente ai flussi di rifiuti, potete vedere che il Veneto è sostanzialmente una regione che importa, anche se per poche quantità, rifiuti non pericolosi, ne esporta molti di più di pericolosi, ma in realtà è una gran movimentazione di rifiuti dentro e fuori la nostra regione, per circa 2 milioni e mezzo di tonnellate solo per i non pericolosi. Abbiamo bisogno di regole più oggettive e di meno discrezionalità. Finché questi nodi non saranno risolti, quindi oggettivare, standardizzare gli obiettivi di riferimento per materie prime e seconde, per i sottoprodotti, il recupero sarà applicato in modo disomogeneo sul nostro territorio, sia dagli operatori privati che ovviamente con l'inventiva che ci caratterizza potranno fare delle soluzioni più disparate, le più valide ma anche le meno valide, ma soprattutto anche da parte delle amministrazioni pubbliche che magari spinte da sensibilità più o meno forte, rischiano di creare, di contribuire a creare anche delle alterazioni al mercato che certamente non sono per nessuno auspicabili. Il CONAI è stato veramente una leva importante per lo sviluppo dell'attività di riciclo. L'attività di riciclo che esisteva già in Italia, si è realizzato questa, diciamo, felice conclusione di settore industriale che già prima lavoravano per il riciclo e di settore industriale che ha dovuto valorizzare quanto proveniva dalla raccolta differenziata per tutti i motivi anche che riguardo ricordato prima e che ha dato vita a un mercato della raccolta e del riciclo il cui schema è sostanzialmente il seguente, cioè c'è raccolta dei produttori di rifiuti con l'interminazione dei trasporti e poi la selezione di questi materiali fino al mercato del riciclo. Laddove la volontà politica vuole risolvere i problemi, ci sono tutti gli strumenti tecnici, economici, giuridici, amministrativi per poterlo fare. Il Veneto l'ha fatto per tempo, ma c'è ancora un altro pezzo di tavolo che attende ancora di poterlo fare. Le attività agricole e agroindustriali, le attività di demolizione e costruzione di cui parlava Michele, i rifiuti da lavorazione industriale, artigianali, commerciali e di servizio, i rifiuti derivati dalle attività di recupero, smaltimento e rifiuti, quelle delle attività sanitarie, anche questo è un tema molto dolente, i macchinari, le apparecchiature deteriorati e obsoleti, i veicoli a motori e i combustibili derivati ai rifiuti. Questo giusto per capire un po' come di fatto ci siano 108 milioni di tonnellate di rifiuti che si manipolano in 500 flussi a 20 provenienze diverse. Il problema del rifiuto è la sua percezione, cioè il privato, fino a quando non arriva il formulario, prima o quarta copia, e deve chiamare lo smaltitore iscritto all'albo gestore dei rifiuti che gli caccia a peso la fattura sul rifiuto che deve smaltire, spesso non riesce a percepire dove sta il rifiuto, dove sta il costo. Cioè l'economia rimane slegata dall'ecologia. Quando arriva la fattura, ovviamente l'ecologia incontra l'economia e si rendono conto che forse bisogna trovare delle soluzioni per risolvere questo problema. Fercanica è una società costituita 2 anni fa con un progetto ben definito che è quello di realizzare un sistema di chimica sostenibile. Ridurre l'impatto vuol dire ridurre la pericolosità o ridurre la quantità. Siamo nel trattamento superficiale di metalli e plastiche, nei processi di decapaggio e finitura superficiale,
l'elettroproduzione galvanica, l'ossidazione anodica e tintatura a caldo. Tutti settori che impiegano sostanze chimiche spesso piuttosto pericolose. Vi presenterò quello che noi chiamiamo un sistema, che ormai è diventato sistema Bedelago, ma che è stato adottato in diversi posti e che prevede di passare da un problema a una risorsa. Quello che noi stiamo sperimentando già da 3-4 anni all'estero, dove già ci sono dei processi avanzati e dove abbiamo collaborato per risolvere alcuni problemi, finalmente anche qua in Italia le aziende incominciano a produrre in base alla riciclabilità sia degli imballaggi sia dei manufatti che vengono prodotti. Per cui si potrà parlare fra un po' di sviluppo sostenibile, che per noi vuol dire non sprecare materie prime che sono in esaurimento in natura, ma recuperare tutti quei materiali che possono essere reinseriti in cicli produttivi. Il cittadino lo fa se è informato e soprattutto se i bambini delle scuole sono formati, e noi ci dedichiamo con particolare entusiasmo alle scuole perché abbiamo visto che poi si fanno promotori presso le famiglie. Il rifiuto, se trasformato correttamente, diventa una risorsa vera e propria. Prima il dottor Longhi diceva che una tonnellata di riciclato costa sui 600-650 euro a tonnellata, sì. Il processo costa questo. Vi siete mai chiesti invece quanto costa la materia vergine? La materia vergine attualmente ha raggiunto 1350-1380 euro a tonnellata. Pensate la differenza se conviene riciclare o se conviene continuare a produrre con materia vergine. La produzione annuale di pneumatici fuori uso è di circa 400.000 tonnellate in Italia e di 3.200.000 nei paesi dell'Unione Europea, quindi quantitativi abbastanza sostenuti. Manufatti riciclati, quindi manufatti prodotti con il materiale riciclato, possono essere impiegati per la rete urbana e stradale, tipo sempre con un lato bituminoso per pavimentazione stradale, articoli di segno elettrico orizzontale, pavimentazione antitrauma per parchi gioco, oppure dei profili che vengono utilizzati per esempio i bordi, che vediamo gli esempi in foto, delle rotaie delle metropolitane o dei sottofondi drenanti per l'ingegneria civile e stradale. Il recupero degli imballaggi industriali arriva a superare il 90%. Tutto quello che siamo riusciti a fare e i risultati che siamo riusciti ad ottenere sono così stati aiutati moltissimo dal sistema di gestione integrato che abbiamo applicato all'intera filiera dell'imballaggio, che dal produttore fino poi alla lavorazione finale. La scelta del sito è anche legata a quello che è la razionalizzazione, l'ottimizzazione anche dei trasporti, quindi il raccordo ferroviario, per poter trasportare i materiali sia in ingresso ma soprattutto anche in uscita, dato che i destinatari dei nostri materiali sono le acciaierie e le fonderie. Ci sono moltissime problematiche nel trasporto su ferrovie legate a quella che può essere la rete pubblica o i trasporti legati all'Italia. Conoscere per deliberare e tutti gli approfondimenti necessari aiutano anche le amministrazioni e spero possono anche aiutare la politica ad affrontare appunto anche con determinazione, con la stessa determinazione degli anni 90, anche questo tema.